L'amore non è un gioco, ma è una cosa seria. Ebbene, in questo video di oggi ho intenzione di parlare proprio di questo argomento qua. Un argomento che per molti versi può essere considerato come un argomento che oggi come oggi non esiste, un qualcosa che non è possibile toccare con mano, ma è possibile però percepire dentro ogni essere umano. Ebbene, l'amore innanzitutto che cosa è? È un sentimento profondo che viene a crearsi tra due o più persone. L'amore è universale, un uomo e una donna possono provare amore, un uomo e un altro uomo possono provare il medesimo sentimento, come anche una donna e un'altra donna possono provarlo. Non c'è discriminazione di sorta e non c'è divisione per cui una o più persone provino questo straordinario sentimento che Dante, il famoso letterato italiano, toscano per eccellenza, amava dire l'amor che muove il sole e l'altre stelle, proprio perché è un sentimento capace di letteralmente sconquassare e di muovere le stelle e anche il sole, che è la stella principale del nostro pianeta, la Terra. Ecco, io dico questo, che l'amore è un sentimento che non è possibile etichettare, o meglio, considerare come un gioco, perché il gioco è quello che tu fai attraverso la console di casa, che può essere la PlayStation 1, 2, 3, 4, eccetera, eccetera, la Xbox, eccetera, eccetera. Quello è un gioco ed è un passatempo. L'amore non è un passatempo, ma è un sentimento in cui due persone si trovano perfettamente compenetrate a livello cerebrale. Ed esiste, anche se oggi come oggi, per la società odierna, molte persone pensano erroneamente che l'amore non esista. Bisogna invece pensare che esiste, anche se in alcuni casi l'amore viene, diciamo così, etichettato, bollato come opportunismo. Se si trasforma in opportunismo, chiaramente non è più amore, ma è semplicemente un trarre vantaggio da un'altra persona. E in questo caso l'amore non può essere considerato come tale, e quindi l'amore non può essere dichiarato come tale. Ecco, io penso questo, quindi, terminando il discorso ed essendo il più conciso possibile, anche perché non voglio annoiarvi, che possiamo provare questo sentimento, però va provato in primis con il cuore vero, con un animo puro e soprattutto in secundis con il cervello, perché amare col cuore sì è possibile, ma se non c'è anche il coinvolgimento emotivo del cervello è la fine. Quindi l'amore non può essere etichettato, bollato e o considerato come un gioco, perché il gioco è quello che io faccio davanti a uno schermo di casa, PlayStation, oppure davanti ai giochetti del computer, quelli sono giochi, ma il vero amore è un'altra cosa, è un'altra storia. Detto ciò, grazie per l'ascolto e per la visione, un saluto da Leandro di Roma e al prossimo video.